nostra solidarietà alle vittime della barbara aggressione fascista con un minuto di silenzio. Una città, medaglia d'oro della Resistenza, che aveva un movimento ampio, vasto di partecipazione popolare, doveva essere in qualche modo colpita, doveva essere in qualche modo raffrenata. Ecco, no? Il clima dei primi anni 70, così come quello della seconda parte degli anni 60, era quello. Era un clima di grande tensione democratica, di partecipazione civile, di impegno nelle lotte politiche e sindacali. La partecipazione agli scioperi, alle azioni e di rivendicazione operaia a Savona sono sempre state, almeno per il passato, sono sempre state, sempre stata una partecipazione notevole, ecco, no? Intensa. Quell'epoca sempre avevano avuto vita i consigli di quartiere. I consigli di quartiere si erano manifestati per impulso spontaneo della popolazione. C'era l'esperienza che nasceva dei consigli di quartiere in alcune zone già consolidata, c'era una grossa forma di aggregazione di una parte del volontariato. C'era anche una partecipazione politica diversa. Allora c'era ancora una vita di quartiere, oggi non succederebbe, ma allora c'erano ancora le sezioni, c'erano ancora le società che funzionavano da aggregazione politica. Ad ogni bomba c'era una risposta, i lavoratori uscivano senza aspettare che lo dicesse il sindacato, uscivano e manifestavano. L'insieme del movimento civile che partecipava alla risposta collettiva e si era reso conto che bisognava manifestare e che c'era anche bisogno di una certa vigilanza per cercare di impedire che queste bombe continuassero ad essere messe. Nata a livello di, come qualcuno scrisse, di guardie rosse, è una cosa che coinvolse migliaia di persone, molte tra l'altro senza nessuna attività politica alle spalle o partecipazione politica, in maniera assolutamente trasversale. Civilmente ha reagito in forma molto, molto corretta, perché è riuscita in una operazione difficilissima, quale è quella della istituzione di squadre di vigilanza che concorressero con gli organi preposti dallo Stato, e cioè la polizia, gli organi di polizia, a vigilare, cioè a svolgere azione preventiva, perché
non potessero prodursi altri eventi di questo tipo. Consigli di quartiere organizzavano la ronda in questo modo: c'erano i volontari che si presentavano al consiglio di quartiere, io stesso ho partecipato a queste ronde, si presentavano al consiglio di quartiere e questi stabilivano così delle squadre, no? Diciamo così, che avevano il compito di girare per la città. No, noi eravamo andati a figgere dei manifesti al porto e lì effettivamente sembrava di essere in un soviet. Cioè, noi siamo andati dal capo soviet che ci ha autorizzato a figgere i manifesti, non c'erano forze dell'ordine, non c'era nessun altro che i portuali a controllare tutto il porto, che pure è un ambiente molto delicato e tutto sommato poteva essere anche un obiettivo, no? C'era bisogno appunto di una vigilanza e certo la vicinanza non poteva essere di tutto il territorio, ma di punti principali del territorio, anche dei luoghi di lavoro, delle scuole, degli edifici pubblici in generale. Proprio a Zinola, non la sera che c'ero io ma la sera prima, avevano visto un tizio che si aggirava in modo sospetto, no? Gli erano arrivati addosso e lui si mise a gridare: fermi, tranquilli, tranquilli, sono un ladro. Tra l'altro questa iniziativa non è stata, inizialmente almeno, non è stata apprezzata dalla questura, dalle forze dell'ordine, ecco, no? È stata vista con una certa sospetto, via. Ricordo che a un certo punto i responsabili dell'ordine pubblico del Ministero decisero di fare ruotare in termini abbastanza rapidi contingenti di carabinieri e poliziotti molto giovani dei battaglioni mobili, diciamo, della Celere, per chiamarla genericamente, dell'epoca, che facevano prevenzione, vigilanza a Savona, vennero fatti ruotare nel giro della settimana, una volta o due, anche perché dal punto di vista politico era osservata con una certa preoccupazione anche il rapporto che si creava tra le forze dell'ordine e la popolazione. Vigilanza fu un'esperienza che non ci fu un eccesso, nessuno si trasformò in sceriffo, cioè vedevano qualcosa di sospetto, le persone avvisavano la polizia, i carabinieri. Era una vigilanza che non aveva i caratteri della organizzazione di polizia, non voleva e non doveva essere di sostituzione delle organizzazioni di polizia, delle forze dell'ordine. Era una vigilanza che soprattutto significava presenza nel territorio. Una parte della mia organizzazione, che poi dopo peraltro la lasciò e si mise nei guai con Prima Linea, aveva visto in questa mobilitazione di Savona qualche cosa forse di più di quello che c'era. Cioè c'era una straordinaria mobilitazione di popolo, chiamiamola così, però con una marca fortemente legalitaria, non c'era un antistato, per capirci, no? Non soltanto sul piano della prevenzione, ma sul piano del mantenimento dell'ordine, questa reazione cittadina è servita tanto. E quindi se vogliamo, in fondo, le bombe, queste bombe di Savona, misteriose nei fini, misteriose negli agenti, nei soggetti, sono state hanno determinato anche una crescita civile della coscienza della